Oggi 26 giugno ci troviamo invece nella spiaggia della Calura. Questo è l'accesso situato vicino l'ingresso del Fu Hotel Coast House. Adesso percorreremo la gradinata insieme e questo qui è l'accesso. Come potete vedere vi era posta una recinzione che è stata divelta, quindi non si sa se attualmente è fruibile o meno. Cominciamo a percorrere il camminamento. Vedete che è tuttora abbastanza sporco di fogliame. La scala scende in maniera abbastanza ripida. Qui a quanto una recinzione divelta del Coast House. La spiaggia che andremo a visitare naturalmente è quella libera, attigua alla spiaggia dell'Hotel Calura, a cui si accede invece attraverso una scalinata riservata ai turisti dell'albergo. Si comincia a intravedere lo scoglio distante la spiaggetta e tutti gli altri scogli che rendono molto particolare questo nostro lido. Il fogliame rende alquanto scivoloso il procedere, quindi bisogna stare molto attenti. Un'altra rampa, attenzione all'ultimo gradino che è divelto e quindi si incorre nel rischio di farsi male. Poi naturalmente i soliti sacchetti della spazzatura lasciati da gente poco civile fanno da compagnia alla nostra discesa. Ecco qui invece un altro pezzo di telone arancione che doveva interdire l'accesso e che ora è stato rimosso. Non ci facciamo mancare neanche i giornali. Insomma, come vedete, lo stato di incuria e di abbandono è notevole. La spiaggia resta sempre incantevole. Potete ammirare gli scogli. Non è molto frequentata, forse proprio per le cattive condizioni di accesso. Tutto è una spiaggia, come vedete, piena di pietrame, molto spesso. Comunque resta sempre un piccolo gioiellino. Invitiamo i turisti a venirla a visitare.